L'intelligenza non è una dote naturale, è un processo che avviene nella testa e si può educare questo processo. I risultati non sono frutto di doti naturali, ma dell'impegno e dello sforzo. La motivazione è una forte condizione importante per l'apprendimento. L'apprendimento riguarda soprattutto processi di elaborazione di cui dispone il soggetto che apprende. Per cui se il ragazzo non capisce, vuol dire che gli manca il processo. E di qui ci fu una rivoluzione, anche didattica, ma grossa, Non so quanto voi siete a consapevolezza di questo, però ve lo posso dire. Cristianini forse l'ha vissuto queste cose, sa per esempio, e forse nelle vostre biblioteche scolastiche trovate questo, perché allora si fecero anche dei sussidi didattici che furono diffusissimi, ad opera del gruppo MT, che era tutto per educare i processi mentali. Non so se avete mai sentito parlare di De Bono, quello dei sette capelli del pensiero laterale, cioè, lui ha fatto dei libretti che erano processo di comprensione, processo di scrittura, il processo di cose, processo. E allora sono contento che l'abbiate fatto, però sono cose di 40 anni fa. Adesso non siamo più 40 anni fa. L'idea allora era che il recupero avvenisse attraverso l'educazione dei processi, indipendenti dalle conoscenze. Se tu educhi il processo, chi di voi conosce Feuerstein? Feuerstein è di quel tempo ed è di queste posizioni di idee. Allora, poi lui un po' è evoluto, ma non moltissimo, però è rimasto. Cioè, l'idea è che se Pierino non impara, devi educare i processi mentali di Pierino. Educando i processi mentali tu avrai il recupero. Fu altre cose successive furono legate all'importanza della capacità dell'autoregolazione, della metacognizione sui processi, perché se i processi non sono guidati, controllati, allora si è spostata molto l'attenzione sulla metacognizione, educazione della metacognizione, a riflettere su se stesso, sui processi, eccetera, eccetera. Per dirvela in una parola, a questo punto la professionalità dell'insegnante non era più quella del sapere la disciplina e le conoscenze, ma era quella di educare i processi. Tant'è vero che chi ha una certa storia, l'età, siamo noi vecchi, ricorda che gli insegnanti di una volta non è importante che imparino a memoria le conoscenze, l'importante è che sappiano come trovare le cose. Non importa, lui non è che deve sapere qual è la capitale dell'Egitto, la capitale della Siria, basta che sappia trovare. E se uno si trova per strada e gli chiedono, sei mai stato a Teheran? E lui dice, dov'è Teheran? È a Teheran. Beh, l'importante è che tu sappia trovarlo. Ma non ho il dizionario, la carta parte. Si può andare avanti senza conoscenza, solo il contesto. Però allora l'idea era che se il ragazzo sa fare, trovare, ha imparato. Però erano idee di quel tempo. Che cosa è successo? Beh, ve la faccio più in breve. Ho fatto dono a Ornella, che è amica ormai. Il dono del PowerPoint, per cui lei dice che lo mette nel sito, voi potete trovarlo e potete rileggerlo e fare stanotte le prove e leggere. Allora, che cosa è venuto in quel tempo? È venuto quasi contemporaneamente, leggermente più spostata in avanti storicamente.
è stata una ricerca massiccia, ma massiccia, enorme, su che cos'era l'intelligenza. Perché l'intelligenza sembrava essere un fatto di processi mentali. Chi è intelligente? Quello che sa fare dei processi mentali. Ma si notava che delle persone che potevano avere un livello elevato di processi mentali, poi non si comportava allo stesso modo. Quando è che non si comportava allo stesso modo? Quando cambiava l'ambito in cui questi processi si applicavano. Ripeto, non ripeto allo stesso modo. Capito che non avete capito, per cui no. Lo faccio con l'esempio di Van den Groot, che ha fatto l'esperimento. Lui ha preso degli espertissimi di giochi di scacchi, quelli che si chiamano in una categoria degli scacchi i master, cioè hanno il titolo di master, e dei giocatori come molti forse di noi che sanno appena cos'è una scacchiera e due scacchi, va bene? E cosa ha fatto? Lui ha messo delle pedine sulla scacchiera, faceva vedere per pochi secondi la scacchiera ai professionisti, come anche a gente come noi che capiva poco del gioco di scacchi. E poi la domanda era: dove erano le pedine che hai visto? Capito la domanda? E ha visto che i professionisti ricordavano molto di più dei principianti, dei però non sempre, non sempre. Quando lui mostrava la scacchiera con la posizione di pedine e di cavalli e torri, che erano una partita vera e propria in sospesa, i professionisti ricordavano molto bene. Quelli che erano principianti, no. Se invece lui metteva a caso le pedine sulla scacchiera, i professionisti si comportavano come gli ignoranti. Avete capito la differenza? Cosa vuol dire? Che il professionista, quando vedeva la scacchiera che era frutto di un ragionamento, di una strategia, capivano la logica dei posti e ricordavano meglio. Chi invece memorizzava, cercava di memorizzare, non capendo, aveva difficoltà a memorizzare. Lo fecero altri, per esempio un certo famoso, adesso non lo so più, però qualche anno fa era il direttore del Max Planck Institute di Berlino, un certo Wiener, fece un esperimento che ripeteva un altro esperimento fatto negli Stati Uniti di un certo Moss. Prese dei ragazzi, state ben attenti, con alto quoziente intellettuale, bassissime conoscenze di calcio, e altri ragazzi con altissime quantità di conoscenze di calcio e bassissimo livello di quoziente intellettuale, a tutti e due faceva ascoltare e leggere delle cronache di partita di calcio e chiedeva di ridire quel che avevano capito, che era diversissimo. Chi era quoziente intellettuale altissimo ricordava e capiva pochissimo. Chi invece aveva molte conoscenze, ma basso quoziente intellettuale, ricordava moltissimo e capiva. Negli Stati Uniti l'avevano fatto non col calcio, perché da loro era molto, l'avevano fatto col gioco del baseball. Ma anche noi, se non capiamo un certo, guardate, io sono stato in Inghilterra per studiare inglese, negli Stati Uniti per studiare altre cose, io in Inghilterra guardavo giocare delle ore alla televisione, quando d'estate c'è il torneo di cricket, capire dove. Avete mai visto una partita di cricket? Sì, mi piace proprio.
guardate una partita di baseball, loro vanno al mattino, la partita dura 5 ore, si portano da mangiare e sono contenti e felici di vedere una partita di baseball. E noi guardiamo, come fanno a divertirsi? Loro capiscono, io non capisco.